La parola a decimo Poloniato. Sì, è perché ho sentito pochi minuti fa l'assessore Corazzari, che era previsto nel programma, purtroppo non può partecipare all'iniziativa perché è stato impegnato a Palazzo Balbi. Il sindaco capisce benissimo quali sono gli impegni di un amministratore locale che non è proprio padrone del proprio tempo, non sempre almeno, e comunque ci teneva a esprimere il suo applauso per la vostra iniziativa, per essere qui e per darsi l'appuntamento ancora una prossima mostra e per le attività che il Comune e l'amministrazione di Chioggia farà con la Veneto Film Commission per rendere sempre più interessante la produzione cinematografica nel nostro territorio. Grazie. Grazie, grazie a Decimo Poloniato che per... è una colonna del cinema del Veneto. Parliamo di Chioggia. Allora, intanto saluto e ringrazio gli ospiti, sindaco di Chioggia Mauro Armelao. Sindaco, grazie per essere venuto qui, il consigliere comunale Riccardo Criguolo, buonasera. Buonasera consigliere, abbiamo anche Nicola Nicchetto che è l'autore e regista del video di presentazione della città di Chioggia, che è veramente molto efficace, molto suggestivo, e Patrizia Neher, conduttrice di una rubrica in televisione su Rai 2, Ci pensa Patti, in onda tutti i giorni ai fatti vostri, la trasmissione di Michele Guardì, che ha un grande successo di pubblico. Allora, intanto chiedo e ricordo che la ragione per la quale abbiamo pensato di fare questo panel è quella dell'adesione del Comune di Chioggia come socio alla Veneto Film Commission. Questa è la collaborazione che abbiamo realizzato con il Comune di Chioggia, e con Verona, con Treviso, con Jesolo, sta per entrare Vicenza e poi seguiranno altri comuni importanti. E sindaco, l'abbiamo reciprocamente voluta e agevolata per instaurare un legame molto solido col Comune di Chioggia, che porta a scambio di informazioni, a ovviamente contatti con le grandi produzioni che arrivano e che passano attraverso la Veneto Film Commission. Chioggia, che è già comunque un set cinematografico di rilievo, perché proprio anche recentemente la città è stata mobilitata per ospitare dei set cinematografici. Sì, esatto, grazie Presidente, ringrazio ovviamente tutti gli ospiti, ringrazio i collaboratori che poi fanno grande anche la nostra città, no? Grazie al lavoro di tutti, al lavoro della squadra che poi Chioggia torna ad essere protagonista. Io quando sono stato eletto sindaco il 5 di ottobre dell'anno scorso ho detto dobbiamo aderire subito alla fondazione, perché credo che il mezzo televisivo sia importantissimo. È importantissimo perché entra nella casa degli italiani, il mezzo televisivo, non la TV, quindi un italiano, una persona qualsiasi, comodamente seduto a casa propria, vede e acquisisce le informazioni che poi il programma, no, sta mandando in onda. E quindi io credo che Chioggia abbia tutte le caratteristiche per essere veramente un set cinematografico. Lo abbiamo dimostrato appunto nel periodo di Natale con una produzione di Netflix. E adesso sembra che vogliano anche tornare nella nostra città. Noi come amministrazione comunale abbiamo dato tutto il supporto ai tecnici, agli attori, ai truccatori, ai quelli che si occupano dei costumi, cioè ci siamo messi a disposizione. Infatti in un'uscita pubblica sui giornali l'avevo definita come la Cinecittà dell'Adriatico, ho anticipato qualcun altro e ho detto diciamo che Chioggia è la Cinecittà dell'Adriatico, perché non solo abbiamo il litorale immenso, perché è un litorale di 10 chilometri e molto profondo, che ci invidiano in molti, no? Però escluso il periodo estivo, escluso questo periodo, noi abbiamo comunque il centro storico. Tant'è che in un passaggio, dopo quando
manderete in onda, diciamo, questi 4 minuti di video. I primi 2 minuti di video sono stati fatti ovviamente da Nicola Nichetto, ma parlano di Chioggia, no? E sono stati, è stata una parte del video che abbiamo portato a Roma, o che abbiamo presentato alla Commissione del Ministero della Cultura quando ci siamo candidati a Capitale Italiana della Cultura 2024. Siamo arrivati in finale, siamo stati a Roma, poi ha vinto Pesaro, però c'è un passaggio importantissimo che Nicola veramente ha colto. Quando parla di Chioggia c'è questa voce femminile che descrive la città e dice: abbiamo visto Venezia nascere. Questo perché il messaggio che vogliamo dare, perché Chioggia è più antica di Venezia. Ecco, quindi questo è un passaggio che mi è piaciuto tantissimo, infatti ho detto Nicola sei stato fantastico, perché veramente hai colto il potenziale della nostra città, non solo turismo estivo ma un turismo che deve durare tutto l'anno. A me non va tanto di parlare di stagione, perché parlare di stagione uno pensa alla stagione estiva, perché se non abbiamo la montagna non c'è la stagione sciistica, no? Ecco, io non parlerei neanche più di stagioni quando parliamo della nostra città, ma dobbiamo parlare di Chioggia, perché abbiamo il centro storico, abbiamo monumenti, abbiamo anche la torre dell'orologio, no? Quella di Sant'Andrea, che ha l'orologio da torre più antico al mondo ancora in funzione. Ecco, quindi, e questo ce lo invidiano in tanti. Adesso abbiamo anche l'inizio delle crociere, il prossimo anno sembra che ne arriveranno molti di più, quindi un turismo che aumenta, un turismo che cresce, complice anche l'uscita sul New York Times, che adesso abbiamo avuto un'altra uscita sul New York Times, quindi ripeto, una giornalista che vive a Milano ma che scrive per questa testata importantissima degli States. E è stata anche ospite nel senso in vacanza nella nostra città, e si è innamorata e ha capito il potenziale che veramente ha la città di Chioggia. Io conosco Mauro Armelao da diversi anni, so qual è il suo entusiasmo proprio, e sapevo che una volta eletto sindaco avrebbe avviato tantissime iniziative di quello che sta facendo il primo cittadino di Chioggia. Allora io direi vediamo il video 4 minuti, proprio la presentazione della città. Questo video è realizzato dal regista Nicola Nichetto. Ascoltate le parole perché sono splendide. Sono nata dalla schiuma delle onde, dall'incontro delle acque di mare, laguna e fiumi. In questo luogo straordinario, in continuo divenire, circondato dagli indefinibili riflessi di colori spontanei. Sono nata qui, dalla combinazione degli elementi che la natura mi ha donato, e da qui ho visto il mare ritirarsi, nascere le barene, arrivare il fiume Brenta. Ho visto nascere Venezia. Io sono sabbia, io sono acqua. Io sono sale. Sale che mi ha insegnato a conservare. Conservare il nostro pesce, la nostra terra, le nostre case, i nostri libri, la nostra storia. Sale che mi ha trasmesso lo stupore di quando la bellezza ti coglie d'improvviso, davanti a un capitello dipinto sulla riva. E sotto il mare la meraviglia è incontenibile davanti all'incredibile mondo delle tenue, fatto di vita e di colori. E dalla spiaggia di Sottomarina aspetto che il sole faccia capolino dal mare per annunciare il giorno nuovo. La sera il sole mi saluta tuffandosi in laguna. Di notte una luna d'argento si infrange in 1000 riflessi sulla superficie dell'acqua. Lo stupore e l'incanto sono parte di me. Sale che mi ha insegnato a trasformare il nostro cibo, ad esaltarne il sapore, il profumo. Sale che mi ha insegnato la musica, quella che un tempo potevi ascoltare dai pescatori che, chiamandosi da barca a barca, cantavano nel buio della notte. Quello stesso insieme di suoni che oggi ritrovi nella cantilena del dialetto. Qui la musica è fatta dal vociare delle persone, sotto i portici, in pescheria, nei caffè. Quella musica è classica, rock, è canto ed echeggia nelle scuole, nelle piazze, nelle calli, nelle sale. È una grande sinfonia che dal basso si eleva e sale.
Complimenti, complimenti. Nichetto, viene voglia di andarci a Chioggia, perché immagini splendide. Poi ci sono tutti gli ingredienti, la storia, la cultura, la bellezza, il divertimento, il mare, insomma, davvero, davvero notevole. Il testo l'ha fatto lei? Il testo... No, il testo l'abbiamo elaborato in quattro amici, che appunto abbiamo presentato Chioggia Capitale della Cultura 2024, e da lì poi ho costruito sopra le immagini. Perciò un lavoro di squadra. La frase "ho visto nascere Venezia". Perché non volevamo essere retorici o comunque banali, perciò abbiamo utilizzato questa forma un po' elegante per dire sì, ci siamo prima noi, ecco, dal punto di vista storico, in modo insomma un po' costruttivo, ecco, piuttosto che... E perciò siamo contenti del risultato, perché è stato veramente interessante e ha avuto i suoi risultati. Certo, e viene, Sindaco, viene diffuso, è un filmato che va su delle reti? Beh, allora, il filmato, quello originale, era più lungo e non c'era la parte turistica, ecco, era solo concentrato, perché questo ci richiedeva la presentazione di Chioggia. E io poi in questa occasione ho aggiunto anche tutta la parte turistica, infatti le immagini che avete visto ultime sono di quest'estate, perciò sono le feste che l'amministrazione ha organizzato per l'estate turistica a Chioggia, ed è stato pubblicato adesso, cioè questa è una prima visione, ecco. Poi ovviamente è un filmato pubblico che deciderà l'amministrazione cosa farne. Senta, lei non è di Chioggia, voglio dire, è proprio... No, io sono di Chioggia. Ah, sono di Chioggia, sì, no, sì, di sì, solito sì. Arrivano sempre da fuori, fanno il video, no, e poi... No, volevo dirle, da regista, che cos'ha di particolare Chioggia, no? Oltre, sappiamo che è una location straordinaria, ma in particolare perché la suggerirebbe... A un suo collega, innanzitutto una perché è vera, è reale e in un certo senso ha delle strutture, delle scenografie naturali che si prestano benissimo a qualsiasi tipo di linguaggio. È stata utilizzata spesso in tanti spot televisivi, anche di auto, anche ultimamente mi sembra la Kia, l'Alfa Romeo, insomma... E senza dire poi che è Chioggia, perché spesso utilizzano Chioggia facendola passare per Venezia, perciò ha di suo una bellezza inconfondibile, unica, e pertanto secondo me vale la pena sfruttare queste peculiarità del territorio, e secondo me si può ricostruire tranquillamente un qualcosa di unico e che venga identificato, ecco, quella è la cosa più importante. Infatti secondo me anche il New York Times ha saputo cogliere questa sua prerogativa, questa sua peculiarità e l'ha voluta far conoscere a tutto il mondo con il suo articolo, che ci ha fatto tanto piacere, ecco. Mi ricordo c'era stata una serie televisiva di Guadagnino, che l'avevo seguito dall'inizio, è iniziata a Bagnoli, poi è venuta a Chioggia, mi diceva un runner, che poi era mio figlio, io ho fatto fare il runner in questa produzione, diceva è stato complicato a Chioggia, doveva fermare la gente, no, per tenerla di fuori dell'area in cui e spesso si trovava dei marcantoni che dicevano tu cosa vuoi a Chioggia, mi vuoi impedirmi di passare, ma in generale a parte queste cose qui, la popolazione è sempre molto favorevole. Risponde, no? Bene, sì, la popolazione risponde bene, è contenta, anzi non vede l'ora, appena c'è un bando per un nuovo casting, ecco, sono tutti pronti a presentarsi. Ecco, allora, consiglio comunale Riccardo Griguolo, che prospettive ci sono secondo lei, oltre a quello che è già successo a Chioggia, perché insomma ha fatto già molto. Tanto buonasera, la ringrazio per l'invito. Sicuramente c'è stato una presa di posizione positiva da parte di tutti, cioè sia noi in primis il sindaco e poi oltre che tutta l'amministrazione anche, diciamo, l'altra parte del consiglio comunale, la minoranza, erano tutti contenti di mettere in mostra comunque la nostra città, perché è quello che merita.
è quello che merita, quindi sicuramente abbiamo tutta la voglia di metterci in gioco adesso e in futuro anche di più. Questo, il fatto che sia un'approvazione generale, no? Non succede sempre, no? Spesso le minoranze magari si oppongono, trovano motivi per contestare delle scelte, quindi questo vuol dire che tutta la città di Chioggia e tutte le istituzioni sono consapevoli dell'importanza. Certo, ma penso che aderire alla fondazione voleva dimostrare anche l'amore verso la città, quindi penso che l'unanimità era dovuta, ma proprio per rispetto nei confronti della città di Chioggia e dei chioggioti, insomma, ecco. Quindi era, diciamo, una presa d'atto. Ovviamente siamo partiti noi a dire aderiamo immediatamente perché, ripeto, come dicevo prima, credo veramente nella forza del mezzo televisivo, che ci sono degli angoli stupendi del nostro centro storico, però è una città completa. A terre dove c'è l'agricoltura, no? Con radicchio rosso di Chioggia, con la rosa di Chioggia, alla pesca, alla laguna, al mare, alla sabbia, alle navi da crociera, il porto, l'artigianato, a tutto praticamente. È una città veramente completa e per questo, ripeto, merita veramente di tornare, perché negli anni 70 era veramente famosa sottomarina anche con le discoteche, ma ripeto, Chioggia merita di ritornare ad essere veramente protagonista in Veneto e anche a livello nazionale come città. Ha quasi 50.000 abitanti, quindi siamo il settimo comune del Veneto, il secondo della provincia di Venezia, e quindi credo che meriti veramente rispetto e attenzione la città. Sì, poi il cinema ovviamente farà da volano per intensificare i flussi turistici con le navi che arriveranno a Chioggia, no? Sì, adesso ne arriveranno altre 4-5 entro novembre, una arriva domani, la Viking Sky, e poi il secondo articolo, no, del New York Times di Anna Momigliano, l'ho chiamato, ho detto guarda, siamo partiti con le crociere, a bordo di queste crociere che battono bandiera norvegese il 90% sono statunitensi. Allora propongo alla redazione, è ritornata in agosto, è stata 3-4 giorni insieme alla fotografa, e poi c'è anche Patrizia che è italo-americana, che appunto ha quel programma importante anche sulla Rai, e che lei proprio ama la nostra città, lei non perde mai l'occasione per dire Chioggia, Chioggia, Chioggia. Ecco, quindi ho detto così e da lì è nato tutto. È chiaro che il turismo delle crociere è un turismo diverso, no? È un turismo anche di gente che si può permettere la crociera, perché quella è una crociera considerata di lusso, e quindi è gente che quando scende in città è abituata anche, tra virgolette, e può anche spendere, quindi c'è un ritorno, abbiamo già un ritorno positivo da parte di presidenti delle associazioni di commercianti che hanno detto che quando c'era la crociera che i turisti scendevano, rimanevano a Chioggia, questi spendevano nei negozi di oreficerie, negozi di articoli sportivi, quindi va benissimo, va molto bene alla nostra città.